Benvenuti, siamo al penultimo giorno di questo Festival dell'Architettura che direi sta avendo un grande successo e direi un grazie alla nostra fondazione, alla Fondazione dell'Ordine degli Architetti che insieme all'Ordine degli Architetti ha lavorato per la realizzazione di questo evento che direi che appunto anche confrontando con i numeri sta avendo veramente una grande partecipazione. Siamo partiti con il tema del futuro, quindi di progettare il futuro, ma tra i paradigmi iniziali del festival c'era anche quello del lavoro, quindi ha sempre camminato insieme come progettualità insieme a questo festival, perché ovviamente il lavoro è un tema molto delicato che come categoria ci vede in questo momento particolarmente attenti ed anche parzialmente in difficoltà. Si sono susseguiti nelle serate precedenti alcune parole chiave, alcune tematiche, no? Come il provare ad abitarlo, il futuro, l'apprendere, domani si parlerà di ozio, questa sera è un tema molto importante, è quello del lavorare. Abbiamo pensato che per trattare questo tema fosse un piacere invitare su questo palco due ospiti. Uno è appunto Giuseppe Allegri, che si definisce un ricercatore indipendente e che si occupa di lavoro e di costruire il lavoro. E poi abbiamo il piacere di avere, direi, tra questi dibattiti perlomeno serali di questi momenti qui la prima donna e quindi anche architetto, che è Benedetta Tagliabue, che ci porterà e ci parlerà di lavoro, ma sicuramente con un tocco internazionale, visto la sua presenza come professionista sia a Barcellona che a Shanghai. Come di consueto, modererà in maniera egregia, come sempre, la nostra Liana Pastori, a cui assegno il microfono e la conduzione della serata. Grazie. Buonasera, grazie a tutti per la pazienza, questa attesa un po' lunga, ma sono sicura che meriterà. Allora, noi siamo qui per parlare di lavoro e il mio desiderio è farlo con un po' di leggerezza dove riusciamo, ma anche un po' bastonando e pestando dove è possibile. Visto che Giuseppe Allegri parla, ha scritto sulla furia dei cervelli, mi chiedo se abbiamo una furia da una parte e una fuga dall'altra, perché Benedetta Tagliabue appunto nasce come architetto in Italia allo UAV di Venezia, ma a un certo punto decide per amore, per passione, insomma, di prendere altre strade e per approdare a Barcellona. Cominciamo con una domanda, quindi: se ti senti un cervello in fuga, se ti sei mai sentito un cervello in fuga, o se questo tuo andare altrove è stato dettato appunto da altro e magari qualcosa di più interessante da raccontare qui oggi. Ma cervello in fuga non lo so. Sicuramente avevo voglia di viaggiare, sono una persona che ogni volta che prende un aereo, si mette in un taxi, si sente il cuore più felice, quindi questo è innato. Però è vero che nel momento in cui io stavo studiando architettura a Venezia, sembrava che non ci fossero veramente molti sbocchi per gli architetti. Anche Venezia non è una città che dia grandi possibilità per la costruzione. E in quell'epoca era veramente come un sogno, no? Studiavi architettura pensando che non si potesse quasi applicare. E in Spagna invece in quel momento c'era bisogno di costruire, si facevano tante cose, negli Stati Uniti succedevano molte cose, quindi ho cominciato a viaggiare, a vedere. Un architetto della mobilità in qualche modo. Hai già risposto a una delle caratteristiche che vengono chieste agli architetti, come la flessibilità, di cui invece
parla molto Giuseppe Allegri. Allora, affrontiamo subito questo argomento perché gli architetti si sentono forse flessibili da sempre, ma tu sei riuscito a trattare il tema con un taglio che forse ci farà piegare la testa. Passano delle immagini, voi le vedete alle nostre spalle, che rappresentano da un lato il lavoro di Benedetta Tagliabue per il padiglione spagnolo all'Expo di Shanghai e anche alcune che riguardano l'interno studio e sul dettaglio proprio professionale parlerà Benedetta. Però è anche un po' la metafora di tutta questa sera, perché vedete una trama e questa trama, sì, è il Vimini intrecciato, ma è anche un po' questa richiesta di connessione, se voler essere connessi, la rete, queste maglie larghe e piccole che fanno passare magari delle persone che lasciamo andare senza avere grande dignità e forza nel campo del lavoro. È così? Sì, innanzitutto grazie dell'invito, e perché penso che, bene, sì, io mi occupo di lavoro, di analisi delle trasformazioni delle forme del lavoro, però appunto con Roberto Ciccarelli abbiamo scritto questi due libri, però cerchiamo sempre di farlo provando a mettere in connessione anche i profili, diciamo, sia culturali sia le conoscenze, e credo che l'incontro tra professionisti dell'architettura, dell'abitare, e chi cerca di studiare le trasformazioni delle dinamiche sociali e via dicendo sia una cosa estremamente produttiva per tutti, e mi sembra che lo spirito del festival sia eccellente proprio in questo senso qui. Allora, tu dicevi flessibilità, così per buttarla in una politica, e così fa da dare quel tocco di leggerezza, diciamo, di cui, con il quale concordo come impostazione, diciamo basta che non faccia rima con precarietà, per dire una banalità, anche così c'è anche la rima, no? Allora, evidentemente io mi sono molto occupato per esempio di diritto del lavoro, molto, un po' occupato anche di diritto del lavoro, e nelle strategie europee delle politiche sociali riguardanti il diritto del lavoro si parla di flexicurity, in cui l'aspetto della flessibilità, io direi della flessibilità sia delle condizioni lavorative, ma in realtà della flessibilità delle forme di vita, no? Se volessimo citare molto banalmente, no? La società liquida di Bauman e via dicendo. Ecco, questo aspetto della flessibilità che è, diciamo, connaturato nelle trasformazioni del capitalismo e via dicendo, anche nelle strategie appunto delle politiche pubbliche europee, deve essere però accompagnato da elementi di sicurezza, cioè strumenti di interventi di politiche pubbliche che cercano di, che possano provare, mettiamola così, ecco, a dare quegli elementi di sostegno, di tutela e di garanzie a quelle persone che, io direi, alle persone al di là del lavoro, ecco, ok? Quindi sganciare l'idea che i diritti, le garanzie, le tutele, le sicurezze, quindi l'accesso alla cittadinanza, diciamo, passi per un'idea di lavoro tradizionale, quella del lavoro tendenzialmente subordinato lungo tutto l'arco della vita. Tu dici proprio che la libera professione è il futuro, che insomma è una bella cosa, no, Benedetta, pensare che sia così, e hai citato Bauman, dove appunto la crisi vuole vederla più come criterio, no? Cioè la capacità di scegliere poi una strada giusta. Ti ho interrotto un attimo perché così facciamo. Quindi secondo te c'è futuro ancora in questa professione? La crisi l'abbiamo superata? Come vedi l'Italia dalla Spagna? No, questo della flessibilità, mentre parlavi di flessibilità, io pensavo anche alla flessibilità veramente di reinventarsi. Noi come gruppo professionale, gli architetti, stiamo passando una crisi incredibile, veramente molto, molto forte. E 2 anni fa sono stata chiamata in un gruppo di pensiero coordinato dall'allora ministro di cultura danese, che voleva davanti alla Commissione europea fare come uno statement, ha chiamato persone veramente molto variate per parlare di
di esempi pratici di che cosa per ciascuno di noi poteva essere un esempio di una professione che era capace di superare la crisi. È stato un momento molto bello, molto speciale, ognuno si è sforzato per trovare un esempio. E io l'esempio che ho portato sono i collettivi di architetti, i collettivi di architetti giovani. In Spagna veramente c'è stato un gruppo di architetti, anche capitanati da alcuni personaggi molto, molto carismatici, che hanno veramente reinventato la professione prima della crisi, facendo veramente quasi come una situazione di crisi ancora prima della crisi. Quindi quando è arrivata la crisi erano preparatissimi, avevano già inventato questa flessibilità, diciamo, di capire una maniera di fare la professione meno individualista, più di rete, più di aiuto, più sociale, orizzontale, eccetera, eccetera. Quindi un mondo che mi sta interessando moltissimo e che sicuramente indica anche una via, perlomeno per la nostra professione, ma forse anche per altre. Benissimo, e quindi insomma stimolare in qualche modo la crisi per avere già un passo avanti, no? Quindi in qualche modo creare una visione, che è quello un po' che è il tema che noi volevamo dare al festival, no? Questo ritorno al futuro aveva un po' quell'idea lì, non tanto di far sperare che le cose vadano bene, no? Ma di avere la capacità di riuscire a progettare per farle andare nel verso migliore. Tutte queste riforme del lavoro che hanno colpito l'Italia, i lavoratori, come hanno influito sul quinto stato? Che cos'è, sì, il allora, quinto stato, dunque, diciamolo? Sì. Per riprendere pure la considerazione che facevi prima, no? Io sono abbastanza dell'idea che più che la libera professione metterei un settore proprio più ampio, proprio per dare quella immagine di visione sul futuro, il lavoro, anzi le attività indipendenti, cioè pensiamo che quella sia la possibilità, diciamo, di pensare la società dopo la società del lavoro, no? A me mi dispiace tantissimo che domani debba ripartire, perché sarei stato volentieri a sentire la serata sull'ozio, perché sono molto convinto che c'è tutta una discussione tra i sociologi del lavoro adesso sulla questione della disoccupazione attiva, no? Di come in realtà diciamo le nuove forme del capitalismo, adesso forse divago, però va bene. No, ma va bene, guarda, tutto tiene, quindi i nostri temi vanno sì, di nuovo ripescati, quindi effettivamente l'ozio ha a che fare con il lavoro, ricchezza, no? Certo, esatto, se, produce, certo, ricchezza, quindi cioè, puoi chiudere il ragionamento, poi tu dicevi, quindi allora è l'indipendenza, cioè le forme del lavoro, diciamo, che cercano di fuggire dalla gabbia della subordinazione. Allora il riformatore italiano ha sempre pensato che invece il lavoro fosse soltanto uno, cioè il lavoro fosse quello di perché purtroppo la cittadinanza in Italia passa per il contratto di lavoro tradizionale. Allora purtroppo anche le riforme di Poletti, adesso è scocciante fare una polemica senza, insomma, così, no? Anche senza nessuno che possa controbattere, ma insomma, cioè la visione della sanzione del lavoro differente dal lavoro tradizionale della subordinazione, non invece investire sulla possibilità di mettere nelle condizioni tutti di svolgere attività che debbano essere degnamente remunerate, attività, diciamo, io parlerei di operosità, d'accordo? In cui quindi la sfera della cittadinanza, i diritti sociali fondamentali non sono ancorati al fatto che uno entra nella cittadella del lavoro, no. Ci sono una serie di diritti individuali, sociali, fondamentali, che devono appartenere alla persona tanto quanto sta nella sfera civile, sociale, della cittadinanza. È questa idea che invece i diritti sociali fondamentali passino ancora per il lavoro tradizionale, purtroppo è ancora la mentalità del legislatore. E qui chiudo su questo, secondo me senza nessuna differenza
tra le parti politiche, insomma, ecco, manca proprio questa capacità invece di visione, di innovazione e soprattutto anche di analisi di quello che è successo negli ultimi 20-30 anni in Italia, diciamo, e secondo me Torino è l'esempio di come, no, dalla grande città fordista si è completamente reinventata in una società, diciamo, dentro l'economia della conoscenza, come vuoi chiamarla, dentro la società postfordista, cercando quindi di riequilibrare l'intero assetto addirittura anche geografico, no? Quello che è successo alle grandi officine, adesso ve lo sapete meglio di me, insomma, no? Tutta la grande, insomma, mi pare che la visione dei nostri politici purtroppo sia del tutto ancorata. Sì, il nostro pubblico è fatto anche di architetti. Forse noi paghiamo però un prezzo abbastanza caro dovuto al fatto che in Italia credo ci sia un architetto ogni 480 abitanti. Allora il problema di affrontare la questione a valle, per carità bisogna farlo, forse bisognava avere questa visione a monte, quando dall'università sono usciti molte persone che credevano di poter fare la professione e in quale modo pensavano di poterla fare. Allora io ho questa idea, ovviamente, che l'architetto possa fare qualsiasi cosa, perché se una cosa ci hanno insegnato è la capacità di progetto che possiamo applicare in qualsiasi campo. E su questo magari ragioniamo, se arrivano dei tweet o dei bigliettini, perché io qua sempre il pubblico con la sedia vuota per avere la voce di chi ha voglia di lasciare un commento. Benedetta, è chiaro che avere qui una donna architetto, sorge spontanea la domanda: quanto è più difficile essere architetto donna, cioè qual è, di nuovo, no? Se c'è un prezzo da pagare che è dato ancora da una mentalità che in qualche modo chiede molto, troppo, forse anche noi qualche cosa abbiamo sbagliato. Ma l'architettura, la costruzione più che l'architettura, è stata tradizionalmente un luogo molto maschile. Io mi ricordo quando questa mia cara amica, sposata con un architetto, lei era scrittrice, mi faceva vedere le compagne di studi all'università negli anni 50 di suo marito, diceva: vedi, erano due o tre donne che studiavano insieme a lui e tutte e tre sembravano più uomini che donne, perché c'era questa quasi paura, diciamo, di essere femminili nella professione dell'architettura. Io credo che invece adesso l'architettura è veramente in un momento molto femminile, non solo l'architettura, ma un po' tutte le professioni, no? Questo della flessibilità probabilmente è una caratteristica in cui le donne siamo avvantaggiate, e siamo avvantaggiate perché per tradizione, per secoli c'è stata questa abitudine di sposare la donna in un'altra famiglia, quindi la donna è sempre stata capace di cambiare famiglia, cambiare abitudini, adattarsi a un altro luogo, e questo veramente, secondo me, in questo momento è fondamentale. Poi la donna è anche capace di superare barriere, un po' per queste stesse ragioni, no? Riuscire a coordinare una situazione molto complicata. E questo di superare le barriere è un desiderio anche molto fisico adesso dell'architettura. Io credo che l'architettura non è mai stata così fluida come adesso, con questo desiderio di cercare di avere gli esterni e gli interni in continuità, di cercare di non rompere gli spazi, di continuare le linee. Quindi questa è una cosa dell'architettura contemporanea, ed è una cosa che io credo molto femminile. Quindi in questo momento le donne siamo abbastanza avvantaggiate. Meno male, almeno. Ma infatti pensa in architettura, io sono rimasta molto, molto sconvolta nel pensarlo, no? Quando ho visto in un congresso Zaha Hadid. Zaha fino a 15 anni fa o anche 10 anni fa era una signora che faceva dei bellissimi disegni, molto elegante, molto speciale, molto conosciuta, non aveva costruito niente. E adesso io credo che deve essere l'essere umano che più ha messo elementi nel mondo, ed è una donna.
quindi è una cosa anche molto significativa. Sì, è vero, devo anche dire però che insomma forse 15 anni fa, se non di più, ero stata a Londra alla Bartlett, appunto, che aveva la scuola di architettura, il direttore era Peter Cook, adesso non lo so se lo sia ancora. Però quello che c'era è che architetti come Zaha Hadid erano molto esposti, aveva la possibilità di raccontarsi molto. Allora, al di là del fatto che possa piacere o no, esistono degli ambienti comunque fertili dove c'è la possibilità di rendere fluida l'architettura anche il messaggio di chi non costruisce. L'amico architetto Giorgio Scianca, un giorno fa o due giorni fa, io perdo la memoria, ha presentato una sua ricerca, che è una grande collezione di film o anche di pubblicità dove vedono l'architetto protagonista per esempio si vedeva un pezzo con Michelle Pfeiffer con il suo modello in mano che barcolla, inciampa nella sua borsa e sfascia il modello. La cosa la cito per questo motivo, perché mentre in molte scene si vedevano questi modelli tridimensionali costruiti dagli architetti ed erano loro stessi a spaccarlo, ed erano sempre gli uomini, no? Cioè, Dio, che andavano a spaccare il loro modello, questo non succedeva alle donne. Adesso mi tolgo dal problema sessista e di genere, però passo di nuovo a Giuseppe Allegri per questa domanda. Ma dal tuo punto di vista, non so se hai potuto analizzarci come architetti, abbiamo anche un problema di riuscire a raccontarci come collettività, cioè pecchiamo forse un po' di solitudine comunque, anche se di fatto siamo stati abituati a lavorare tutti insieme, ma poi alla fine la riconoscibilità, che cos'è che ci manca per farci valere dal punto di vista che tu hai analizzato? Potrei fare una bruttissima battuta, visto il contesto, citando una canzone degli After Hours che non so se qualcuno conosce, ma se non la conoscete non la cito, così non faccio brutta figura. Non la conoscete? Non lo dico, così non faccio. Pensavo che... E di là, a questo punto la vogliono sapere. È quella che dice, no, gli architetti sono qua, hanno ucciso la città. No? Non l'avete mai sentita? È una canzone molto famosa degli architetti. Sì, sì, l'abbiamo sicuramente sentita, ma ovviamente quanti architetti ci sono? Alziamo la mano. L'avete rimossa. Poi, siete d'accordo? Qualcuno ha detto sì. Ma lì c'era una polemica di Emanuele Agnelli, ma va bene, ma era per cercare di... Io, a me, te lo dicevo prima chiacchierando al bar, ho una fascinazione per gli architetti come gli architetti, insomma, come intellettuali, secondo me, a tutto tondo del Novecento. Cioè, i veri intellettuali, almeno quelli che ho incontrato io, molto più dei filosofi, molto più dei sociologi. E però, dice, no, e però non c'entra nulla questo. Mi sono invece andato a studiare le statistiche. E in effetti questa condizione dell'architetto, adesso io sto a Roma, dove a Roma ci sono 28.000, 30.000 avvocati, d'accordo? Quindi, no, insomma, tanti quanto tutta la Francia. Dei 160.000 architetti iscritti all'Inercassa, ho scoperto, stando alle statistiche 2012 mi pare, quindi tutto sommato dentro la crisi però, che circa il 40% degli iscritti all'Inercassa hanno i redditi uguali o inferiori a 10.000. Questa è 10.000 euro all'anno. Con un... Però forse poi voi mi dite se sbaglio le statistiche. Con un carico invece di regime di iscrizione alla cassa che è di 3.000 euro annui, possibile? Vi risulta questa cosa? Sì. È la stessa cosa che, appunto, siccome io mi occupo di diritto, diciamo, ho molti amici architetti, è la stessa cosa che vivono i giovani, non solo i giovani ormai, ma sicuramente i giovani, io ho 45 anni, ancora mi dicono che sono giovane, insomma. Evidentemente è totalmente fuori da qualsiasi criterio biologico questa definizione, ma insomma, cioè, c'è un problema, no, per le professioni, anche quelle tradizionali, diciamo, gli avvocati, ma insomma pure gli architetti hanno una loro tradizione millenaria, se vuoi, no? Insomma, ecco, io quando con Roberto Ciccarelli proviamo a parlare di quinto stato, è questo vastissimo segmento di condizioni esistenziali e di lavoro che rischiano, nella categoria appunto della sociologia del lavoro si dice working poor,
a Roma, sempre per fare le battute, diciamo, ammesso che abbiano un minimo di appeal, no? I miei amici avvocati mi telefonano e mi dicono: beh, qua non ci paga nessuno. Cioè, il lavoro non è che non c'è. Io ribatterei proprio, è mettere delle condizioni che le persone possono. Evidentemente c'è poi il problema dei NEET, della disoccupazione giovanile, dell'inoccupazione, il problema della... a che cosa serve l'università, d'accordo? Io ci insegno da anni a contratto e ogni volta che mi capita di iniziare un corso mi domando a che ci sto a fare qui. Evidentemente c'entra tutto questo, però c'entra anche una incapacità di vedere come anche la tradizione italiana, italica, qui faccio un po' la cosa, se vuoi, troppo nazionalista forse, chiudo su questo, abbia avuto sempre invece una capacità di lavorare sull'artigianato, sulle professioni anche più piccole, anche più minute, spesso mettendosi insieme, spesso facendo coalizione, spesso facendo alleanza, dal Medioevo in poi, se vuoi. Allora, questa incapacità di valorizzare questo tessuto, anche di disponibilità alla flessibilità, alla trasformazione, al mettersi in gioco, questa è la cosa che mi fa forse più rabbia. Ma diciamo. Questo, diciamo, io queste immagini che faccio vedere sono soprattutto immagini di artigianato, che sì, è quello che mi interessa, e soprattutto ci interessa perché io interpreto la nostra professione come una professione di artigiani. Certo. E in questo senso leggere frammenti dei tuoi saggi oggi mentre arrivavo qui mi è interessato molto, e pensavo, il quinto stato siamo noi, anch'io, no? Sono assolutamente certo. Un quinto stato, ho questa coscienza di fare un lavoro che non so, negli ultimi anni guadagnare, io credo niente, ho perso, no? Nel nostro studio. Allora perché lavoriamo? Perché abbiamo questo amore per quello che facciamo, per il risultato, per proprio fare le cose e farle bene. Ma quello che mi domando è, questo ancora dà una possibilità di guadagnare qualcosa? Mi sembra che quasi no, veramente no, perché sì, ieri mi sono trovata con mio cugino, che ha la fortuna di essere un dirigente di Deutsche Bank ed erano a Barcellona così facendo due giorni di seminario. Pensavo, mamma mia, vedi la differenza, no? Noi ci ammazziamo a produrre cose e guadagniamo niente. E questi invece con operazioni astratte. Sì, ma tu, Benedetta, faresti un lavoro diverso rispetto all'architetto? Saresti un architetto diverso rispetto a quello che sei? È un mestiere comunque totalizzante, per chi lo fa con la passione che metti tu, no? Potresti fare una cosa diversa? Purtroppo adesso no, io veramente una delle ragioni per cui continuo a farlo è perché è quello che so fare. E poi, siccome lo so fare, o forse perché veramente è un bellissimo lavoro, mi piace molto. Quindi insisto e credo soprattutto in questo, no? Che una società artigiana, una società che produce cose in una determinata maniera, può anche essere una società molto coesionata, molto... molto solida, molto bella. Quindi io credo in questo tipo di società, sì. Mi piace è vero però che in Italia è venuto un po' fuori questo tema, le finte partite IVA, quindi giovani o meno giovani, perché di fatto poi si sono trovati anche quarantenni e forse anche di più a essere in studi di architettura magari importante, ma di fatto non essere mai riusciti perché era la generazione sbagliata, perché non era mai il momento buono a riuscire a fare la professione così come forse l'avevano sperata. Questo tema però, che è un po' delicato, adesso non vorrei infastidire nessuno, però succede nella nostra professione, forse anche in altre, che tutto sommato ti dicono, vabbè, comunque ti puoi anche lavorare gratis, no? Se ti piace lo puoi fare. Che non è una cosa correttissima, cioè va bene fin quando tu devi probabilmente crescere un po', capire quello che stai facendo, ma proprio ritornando sul tema dell'università, quando l'ho fatta io avevo la possibilità anche di lavorare mentre studiavo, adesso non credo che sia più possibile per gli studenti della facoltà di architettura, perché fanno un percorso di studi che tutto sommato prolunga quasi la scuola superiore. Adesso non vorrei toccare dei nervi scoperti, ma no. Tu come ti comporti all'interno del tuo studio? Che tipologia di persone lavorano da te? Come è composto? Insomma, ci sono giovani? Che rapporto hai lavorativo con loro?
Io credo che questo che tu dici, non si può lavorare gratis, bisognerebbe incominciare a vederlo adesso con i miei clienti cinesi, con quello che pretendono da noi, da come veramente è difficile aprire un mercato così lontano, no? Così lontano e anche così indifferente per una cliente che sta in Cina. Cosa gli interessa distruggere uno studio di architettura che sta in Spagna? Nulla. Per cui veramente è molto pericoloso quello che stiamo facendo adesso, di viaggiare per il mondo, aprire studi in altri luoghi. Siamo completamente scoperti e siamo in un rischio altissimo. Poi c'è una specie di possibilità forse di trovare una maniera di collaborare. Io credo che sto insistendo in questa cosa e mi piace provare. Però per esempio tutta questa crisi di cui parli, o anche questa difficoltà del cambio del lavoro, se non consideriamo che stiamo davanti a un mercato assolutamente aperto, completamente diverso, dove la Cina anche ha una parte fondamentale, non possiamo capire cosa sta succedendo qui, questo mi sembra. Poi dal punto di vista delle persone che lavorano con me, è da molto tempo che abbiamo sia personale fisso, che ormai rimane molto sempre più stabile, perché prima nell'artigianato dell'architettura le persone venivano negli studi, imparavano e a un determinato momento aprivano il loro studio di architettura. Ultimamente questo succede sempre meno, perché è molto più difficile aprire studi di architettura, ancora succede per fortuna, però abbiamo anche tutto un mondo di persone che fanno da apprendisti, che vengono a imparare durante un periodo corto. È una cosa molto bella, perché c'è un intercambio importante di anche di energia e di informazione, ed è una cosa anche molto faticosa, perché ti fa mettere molto sforzo anche nel fatto di insegnare continuamente a gente giovane. Quindi nel mio studio, per esempio, siamo quasi come un'accademia, abbiamo personale fisso e nello stesso tempo abbiamo un numero continuamente in movimento di persone che vengono principalmente con borse di studio, borse di lavoro, o che vengono a fare veramente questi anni di apprendistato che le scuole richiedono. Allora, c'è un architetto, un giovane architetto in sala che ci segue sempre, e la nomino proprio, che è Gali Gaviria, spero di averlo letto bene, e lei mi ha sicuramente mandato un tweet, ma io non stavo guardando al telefono, e quindi me l'ha anche scritto, e chiede: il consiglio dell'architetto tagliabue è quindi quello di partire per l'estero o reinventare il mestiere partendo dalla crisi? Se rispondi sinteticamente a questa, perché c'è un'altra di domande. Dunque, credo che partire per l'estero è quello che ho fatto anch'io. Io sto a Barcellona, forse è una soluzione anche intermedia e per me comoda. Sto a Barcellona, ho un piccolo studio a Shanghai e sono continuamente in movimento. Anche oggi io sarei al mio studio di Barcellona, sono qui, mi muovo continuamente. Muoversi è bello, perché c'è questa parte di imparare, no? Da un lato c'è anche però questa parte di essere veramente molto scoperti. Certo. Parliamo di luoghi del lavoro. È un tema ovviamente adesso interessante anche questo, perché mancando il lavoro c'è chi ha riscoperto la casa bottega e quindi tutto sommato si è ritirato nell'unica casa, sperando di averne una, e quindi ha portato il lavoro lì. Altri molto più ottimisti dicono: beh, tutto sommato oggi come oggi siamo sempre connessi, il lavoro può essere ovunque, cioè io il lavoro me lo porto in tasca, con un iPad o un cellulare lo posso svolgere comodamente seduto su una panchina, magari guardando anche un bel paesaggio. La domanda che arriva dice esattamente questo: i luoghi del lavoro devono essere sempre più flessibili, adattabili al carico di lavoro che si ha nel tempo. Quindi ci sono fattori importanti, quindi sia il luogo ma anche il fattore tempo. Come si può arrivare a uno spazio simile? Diamo la parola prima a Giuseppe, magari sul tempo, e poi torniamo a Benedetta. Va bene, questa solo i poeti hanno questa visione, no? Gli artisti, non so, io allora adesso oggi venendo qui a Torino, no,
ho approfittato per andare a fare due chiacchiere con Aurelio Balestra, che è un che tra l'altro è stato coinvolto anche nel festival, l'ho visto, c'era una hanno uno spazio di co-working toolbox e lì si tenta, diciamo, no, in sulla questione proprio della spazialità, in realtà di recuperare quello che dentro una condizione di crisi inevitabilmente perdi, no? Quel cosiddetto incontro tra domanda, no, e offerta di lavoro, diciamo. E allora è anche una risposta a come le libere professioni, il lavoro indipendente, il lavoro autonomo si è forse formato o forse è stato un po' plasmato nella sbornia degli anni 90, no? L'idea dell'individualismo, l'idea del investire su se stesso, quasi fossimo tutti piccoli protocapitalisti, no? Lo spazio del co-working invece è uno spazio forse di immaginazione pratica di una cosa concreta in cui probabilmente con delle postazioni anche che costano pochissimo, insomma, che sono alla portata anche delle figure lavorative che magari hanno meno rete sociale, no? meno capitale sociale e via dicendo. Io credo che quello sia una possibile risposta, perché mette insieme, no, l'aspetto della rete, dell'alleanza, della coalizione, della condivisione, però non solo quella astratta della rete, del web, del cloud e via dicendo, ma quello del no, l'aspetto che un po' dicevi anche te, quello dell'artigianale, quello di guardarsi negli occhi, stare lì, probabilmente portare commesse che poi possono essere condivise perché si conoscono, no, si tiene, insomma, no, il digitale e l'analogico, se vuoi. Ecco, io credo che quella del recupero di uno spazio pubblico del lavoro, delle attività, sia una cosa fondamentale. E non so, le poche cose che facevo da ragazzo, no, le avevo quasi tutte fatte passando attraverso il bar, vivevo in provincia, diciamo, era un posto di socializzazione. Oh, quella sul tempo invece secondo me è la grande, diciamo, se questa è una sfida immediata, già praticabile, e secondo me anche una risposta alla solitudine in cui la crisi vuole confinare anche i lavoratori poveri o i disoccupati e via dicendo, i sottoccupati, però ripeto, anche le professioni impoverite, quindi anche quella grande fetta di professioni tradizionali che si trovano impoverite, che rischiano di lavorare gratuitamente, insomma, ecco, quello spazio work. Sulla questione del tempo io credo che lì ci sia una la necessità anche di uno sforzo davvero immaginativo, insomma, no? Cioè dovremmo veramente fare lo sforzo che, se da una parte c'è l'operosità che prende quasi tutto l'arco della vita, dall'altra l'idea del lavoro come dispendio, del lavoro come, insomma, la tradizione, se vogliamo anche quella giudaico-cristiana, ce lo impone, no? Del sudore della fronte, ecco, quel lavoro lì deve essere sempre più possibilmente ridotto, no? Abbiamo l'innovazione tecnologica da una parte, l'intelligenza dall'altra, le pratiche dall'altra, la condivisione, insomma, ecco, quello del recuperare il tempo in cui però a quel punto non diventa più il tempo dell'ozio e del tempo libero, d'accordo? Ma invece c'è una nuova possibilità, io credo questo, che ci sia una nuova possibilità di pensare nella divisione internazionale del lavoro, d'accordo? Che ci sarà, continuerà purtroppo ad esserci, diciamo, per alcune porzioni di cittadinanza ci sarà la possibilità di pensare anche una nuova economia, tra virgolette, dell'abbondanza del tempo. Tutto sta a anche fare questo sforzo culturale, diciamo. Certo. Benedetta, tu hai un commento? Ma non so, questo di lavorare, diciamo, con capacità di lavorare a distanza, perché ormai internet facilissimo, queste chiamate per Skype sono gratis, questo è una cosa assolutamente nuova, noi lavoriamo con questo logicamente, no? Però più lavori con questo più ti rendi conto che anche la parte fisica è fondamentale e non è sostituibile, non è completamente sostituibile, hai bisogno assolutamente di relazioni umane, di conversazione. Siamo ancora totalmente legati al tema di mangiare insieme, per esempio, no? Queste cose un po' tribali sono più difficili da superare. Sicuramente ti dà un mezzo, una capacità, però non risolve del tutto. Ecco, visto che hai parlato del cibo, che era nutrirsi il tema di ieri con Stefano Boeri e Oscar Farinetti, e nella prima giornata invece abbiamo parlato sul tema dell'abitare con Luca Mercalli, che è un climatologo,
e con Mario Cucinella. Allora, per tornare al progetto per l'Expo di Shanghai, il padiglione della Spagna, ne avevamo parlato con te, ciò che mi aveva affascinato era quest'abito che tu avevi messo al padiglione. Allora, come è venuta questa idea e che cosa ne è oggi del tuo progetto, di quella realizzazione? Beh, l'abito del padiglione di Shanghai veniva un po' da questo lemma della Expo, che era Better City, Better Life. E io mi immaginavo, conoscendo un po' la Cina, che cos'era questa Better City nelle mentalità un po' cinese, questi edifici altissimi, vetro, tutto luccicante, tutto riflettente. E ho pensato che era molto importante in quell'occasione riflettere sul fatto che forse importare un po' della capacità della campagna o della maniera di fare dell'artigianato della campagna anche in città sarebbe stato una maniera di fare una better city. Oltretutto, in quell'epoca i padiglioni precedenti al padiglione del 2010 per la Spagna erano stati di sughero, di ceramica due volte. E quindi ho pensato, bisogna portare un materiale che sia un materiale artigianale spagnolo e nello stesso tempo fantastico se fosse un materiale artigianale anche cinese. E ho scoperto che i vimini, che erano già qualche cosa che mi interessavano molto, sono un artigianato molto spagnolo che fra l'altro si sta perdendo, e nello stesso tempo sono un artigianato cinese, però sono un artigianato del mondo, perché studiando un po' l'archeologia dei vimini vedi che la storia dell'umanità inizia con i vimini, con l'intrecciare, con fare utensili con materiali naturali. Quindi una cosa come il primo linguaggio, il linguaggio dell'umanità. E quello mi piaceva molto portarlo alla Expo. E cercare anche di riscattare un tipo di tecnica, che è una tecnica che sicuramente si sta perdendo, perlomeno si usa ancora per le campagne o cose di questo genere, e portarla a grande scala, portarla per gli edifici, per altre cose. E questo è l'aspetto poetico. Poi invece c'è l'altro lato della medaglia, per cui in verità è stato smantellato, l'abito è stato dismesso. Il problema era un problema legato ai vigili del fuoco, no? Mi raccontavi? Sì, è stato smantellato l'abito esterno, perché i vigili del fuoco avevano sopportato questo tipo di materiale durante la Expo, perché avevano un tipo di controllo dell'area, però adesso per il futuro uso dell'edificio in un'area che in questo momento non ha ancora veramente un grande uso, non è ancora per niente determinata, I pompieri hanno messo il massimo del livello antifuoco e quindi nessun materiale naturale può resistere a questo criterio che hanno imposto, e hanno tolto la facciata e nel frattempo noi stiamo studiando un materiale alternativo che possa essere tessuto e lavorato quasi come con le mani. E siamo riusciti a trovare qualche cosa. Quindi di nuovo un altro abito, no? Noi diciamo appunto che c'è anche un po' un desiderio di avere delle case su misura, no? Cioè come facciamo con i vestiti, anche se le compriamo una cosa già bella che è fatta, poi magari abbiamo piacere di adattarla esattamente alle nostre misure magari anche che cambiano, no? Come noi ingrassiamo e dimagriamo, anche le nostre famiglie magari, o a causa appunto del lavoro, dobbiamo restringere o allargare il nostro spazio. Quindi tu hai pensato di fatto a un altro abito. Un altro abito, fra l'altro proprio da un amico cinese, un architetto cinese, questo fatto che i vimini sono deperibili dopo 8, 9, 10 anni, sicuramente lo devi cambiare anche se non prendono fuoco, diciamo. Lui diceva, bellissimo, manteniamo sempre materiali deperibili e facciamo che nel padiglione di Spagna si facciano pelli differenti, vestiti differenti, incaricati anche ad artisti differenti. A me questa idea piace moltissimo, mi sarebbe piaciuta molto, però naturalmente dipende da un cliente. Sì. E chi paga? Per ora nessuno, quindi è senza niente.
tutto sommato effettivamente fosse così, l'architettura potrebbe davvero reinventarsi, rigenerarsi con più frequenza, perché il limite poi che abbiamo, anche questo è stato detto in queste serate, e che di fatto ancora grazie se si riesce a pensare soprattutto in tema di Expo con una visione per cui non si fa un edificio che rischia di rimanere vuoto, ma si costruisce pensando che quell'utilizzo magari proprio per l'Expo possa in qualche modo essere parzialmente reinventato ma rimanere quello, e quindi con la progettualità che dovrebbe essere di tutti quanti. E che facciamo, Giuseppe? Ci tirati sul morale perché hai detto delle cose che ci hanno, secondo me, un po' atterrito. Quale visione hai tu del futuro, quindi, di questo quinto stato così variegato dove tutto sommato anche Benedetta si riconosce? No, dunque, a me è piaciuto molto il titolo, no, della... Poi non ho capito se è il titolo del festival, il ritorno al futuro o no? Ritorno al futuro è il tema generale del festival. Bene, sì. Perché una parte del nostro libretto in realtà è proprio titolata Ritorno al futuro, quello del quinto stato. Perché pensiamo che in realtà, diciamo, quello che sta succedendo è un po' dentro la crisi in realtà, ma più in generale dentro le trasformazioni delle forme del lavoro, diciamo, quindi dentro la grande trasformazione degli ultimi 20 anni, ecco, è quello che un pochino è successo in realtà alle origini, diciamo, della modernità del movimento operaio, mettiamo così, delle classi cosiddette operose. Cioè, noi pensiamo che ci sia questa pluralità di attività, come a metà dell'Ottocento, queste forme, cioè, non, noi siamo abituati a pensare, no, soprattutto magari qui a Torino, all'eredità monolitica del movimento operaio, no, come la classe operaia. Ecco, invece tutti gli studiosi delle classi operose ci raccontano come tra il 7 e l'Ottocento in realtà c'era una pluralità di classi operose che venivano anche chiamate come classi pericolose, no? E tra il 700 e l'800, prima della formazione dei partiti socialisti e dei grandi sindacati, in realtà queste classi operose si sono messe un pochino insieme, no? Tra diversi. Hanno creato quegli spazi di lavoro comune, di coalizione, ma hanno creato le scuole pubbliche, hanno creato le bocciofile, hanno avuto un'idea di città, di diritto alla città, di protagonismo immediato di queste moltitudini di persone, a Parigi come a Milano, come a Torino, come nei piccoli borghi. Allora noi questo ritorno, l'idea del ritorno al futuro è anche l'idea di ritornare a mettersi insieme, coalizzarsi, fare alleanza, pensare che l'orizzontalità dei rapporti sia non solo orizzontalità dei rapporti, diciamo, lavorativi, di condivisione, ma anche orizzontalità, che ne so, di ripensare l'organizzazione mutualistica, appunto, dell'Ottocento, no? Rispondere, insomma, no? C'è una formula che viene utilizzata spesso da Derrida: laddove lo Stato non arriva, no? Per incapacità, per inefficienza, per mancanza di visione, lì c'è sempre la possibilità delle cittadinanze, diciamo, di auto-organizzarsi, no? E forse la risposta sul futuro è più in questo tentativo di mettersi insieme, no? E quindi anche di fare un po', appunto, tabula rasa, se vuoi, di quell'antropologia, no, che è stata così descritta, no, individualista, raffatrice, no? Ecco, pensiamo che ci siano delle possibilità dentro la crisi. Evidentemente non è il mettere insieme, no, la sfiga, la povertà, no, è il tentativo di fare di questo la ricchezza. Allora, come ci si mette insieme per creare ricchezza condivisa, e piuttosto che invece come ci si mette insieme per difendersi nella miseria, questa è la grande chance, diciamo. E io credo che però sia nelle cose, e vedo che nelle città le risposte, appunto, dagli spazi di co-working anche ai nuovi dialoghi tra le giovani associazioni di categoria, no? Anche per dare forse una scossa anche agli ordini tradizionali, no? Probabilmente io credo che anche l'idea del festival per l'ordine degli architetti sia un elemento di innovazione, no? di confronto. Mi pare di capire che è il quarto anno che lo fate, no? Quindi forse anche risponde a un'esigenza, no? di tuffarsi nella trasformazione. Questo è un festival dell'architettura abbastanza particolare, perché forse credo siamo gli unici che apriamo proprio altri soggetti culturali, quindi i temi non sono soltanto strettamente quelli degli architetti,
ci sono ovviamente perché è la categoria che in qualche modo rappresentiamo, ma anche il pubblico che noi desideriamo avere è non solo di architetti, infatti prima all'alzata di mano direi che eravamo un 50%. Però da questo punto di vista il fatto che la città ha bisogno di nuovo di riscoprire una certa socialità, forse però gli architetti questa capacità di essere antenne per sentire e anche rispondere a queste richieste, gli architetti ce la fanno, cioè hanno la sensibilità e possono anche rispondere. Ti è mai capitato di riuscire a presentare un progetto per la città e di avere una risposta positiva dall'amministrazione proprio nei termini che accennava prima Giuseppe? Sì, io devo dire che il nostro lavoro è soprattutto un lavoro pubblico, quindi è collaborare con la città. Soprattutto la città di Barcellona è una città che è capace di lavorare molto con gli architetti, soprattutto fare spazi pubblici. Adesso con la fondazione abbiamo appena fatto una serie di interventi nello spazio pubblico che sono più giocosi, più ludici, più celebrativi per la città di Barcellona quest'anno, e veramente Barcellona è una città che è capace di accettare queste cose, no? Queste cose nello spazio pubblico. E anche per proporre progetti più collettivi, per esempio adesso stavo cercando di proporre questo progetto più collettivo, come quello che hai descritto prima, alla Expo di Milano. Noi per il Padiglione Italia abbiamo vinto il secondo premio con un progetto che prevedeva tutta una parte dei cluster, diciamo, dell'ala del Padiglione Italia, con degli elementi in forma più o meno di cupola che dovevano essere costruiti con materiali naturali, che si prevedeva far costruire a collettivi di architetti diversi che avrebbero provveduto alla costruzione e nello stesso tempo anche a pensare dove si potessero ricollocare i padiglioni o le loro cupole una volta smontata la Expo. Quindi questo veramente sarebbe potuto essere una cosa molto di rendere meno inutile questa istituzione della Expo. Adesso stiamo facendo delle costruzioni nella Expo in questo senso, però il ruolo dei collettivi di architetti è stato molto appartato. Però io sono molto cocciuta, vediamo se riusciamo a farle rientrare dalla porta di servizio, non lo so. Bene, visto che dobbiamo chiudere proprio su questa bella parola, l'essere cocciuti, mettiamo questa nota positiva, quindi fermezza, costanza e voglia di reinventarsi e di ripensare a questa professione, sempre credendo che sia fondamentale per la comunità e per le nostre città. Grazie Benedetta Tagliabue, grazie a Giuseppe Allegri, grazie a voi. Vi devo solo ricordare, se no mi sgridano, che qui ci sarà subito dopo di noi, con un veloce cambio di scena, ancora musica con Future Horizons, con Osmotic, e a seguire il film Future My Love. Grazie a tutti, buona serata.